andare controcorrente. Se in Italia il governo punta ai tagli sugli investimenti pubblici, AVM Forlì fa l'esatto contrario. Infatti punta alla crescita e alla certificazione di una linea specifica, la 92, che collega Forlì e Cesena e i comuni annessi. Seminario tecnico-scientifico, domande e offerta di mobilità, ne parliamo insieme al presidente di AVM, Ubaldo Marra. Perché questa sede e perché proprio questo seminario? Ci troviamo a Cesena per un seminario quasi direi scientifico, perché siamo la prima azienda in Italia che punta ha una certificazione nuova, relativamente nuova perché è del 2002, ma è nuova per l'Italia perché nessuno ancora l'ha adottata, e noi siamo i primi, in accordo con la Regione Emilia-Romagna che cofinanzia questo nostro progetto, per migliorare lo standard di qualità del servizio della linea 92, quella che collega Cesena a Forlì e viceversa. Quindi è un impegno che noi prendiamo con i cittadini per raggiungere degli standard che oggi sono minimi e per i quali veniamo effettivamente pagati attraverso il contributo regionale e attraverso l'intervento degli enti locali. Ma un domani noi questi minimi li vogliamo superare, vogliamo puntare all'eccellenza, garantire quindi una maggiore puntualità, una maggiore affidabilità, un maggior comfort, una maggiore sicurezza. Tutto questo ha un costo che noi vogliamo affrontare insieme con gli enti locali e che prevede non solo un progetto di innovazione dei mezzi o delle fermate, ma anche proprio di riorganizzazione delle città, in modo tale che ci siano più corsie preferenziali per i mezzi pubblici, che ci siano semafori intelligenti, insomma che ci sia anche una migliore qualità della vita nelle nostre città.